Allora, le slide che vedete sono tutte in inglese, ma a meno che non lo richiedate esplicitamente, parlerò in italiano. L'obiettivo di oggi è capire come è possibile raccogliere requisiti e in generale quali sono le linee guida che possiamo seguire per fare questa operazione. Un breve inquadramento di che cosa sono i requisiti all'interno di quello che è il generico ciclo di vita di sviluppo del software. Allora, normalmente il punto di partenza nello sviluppo di un qualunque sistema sono le esigenze di un committente o un cliente. Queste in qualche modo devono essere formalizzate e scritte, quindi dobbiamo passare da quello che ha in mente il nostro committente a un qualcosa che sia scritto, che possa essere usato sia per confrontarsi con il committente, sia come punto di partenza per andare a sviluppare il sistema. E sviluppare il sistema di solito è un'operazione complessa, a seconda delle dimensioni e della scala del sistema può essere fatto di più passi. In generale si identifica di solito una fase di design del sistema, definizione di quella che è l'architettura, e poi una fase successiva che è quella di progettazione un po' più nel dettaglio. Partendo dalla progettazione dettagliata è possibile effettivamente andare a scrivere quello che è il codice. Quanto questi passi siano distinti tra di loro, fusi assieme o ulteriormente decomposti, dipende ovviamente dalla complessità del sistema. Quindi non ha senso fare tutta questa serie di passi distinti e completamente separati se il sistema è molto semplice, mentre invece se il sistema risulta essere molto complicato, allora viceversa conviene andare a dettagliare ulteriormente questi passi. Abbiamo poi tutta una serie di passi che riguardano la convalida del nostro sistema, la verifica. Per cui andremo a fare dei test di unità che verificano il risultato della codifica rispetto a quello che è il progetto di dettaglio. Andremo a fare i test di integrazione che verificano quello che è il risultato del sistema rispetto a quello che era il progetto, l'architettura del sistema. E andremo a fare dei test di sistema che confrontano il nostro sistema, già verificato a livello di integrazione, a livello di unità, con i requisiti. Quindi, alla fine, quello che emerge, questa linea tratteggiata, è vogliamo, la linea di confine tra quello che è lo sviluppatore del software e il committente. Quindi quello che entra sono delle esigenze più o meno vaghe del committente, quello che esce è qualcosa che è stato testato essere conforme ai requisiti. Per cui, se sbagliamo la cattura dei requisiti, inevitabilmente sbaglieremo a fare il sistema. Spesso nelle organizzazioni più mature che acquisiscono software c'è anche una fase che riguarda i test di accettazione, che però è compito di chi acquisisce il software, non di chi lo produce. I requisiti sono un elemento chiave anche perché in generale è stato dimostrato che la correzione di un qualunque difetto che si scopra in un software è legato in maniera esponenziale al ritardo con cui lo si scopre. Per cui se io introduco un difetto in fase di requisito, quindi all'inizio, il costo aumenta di un ordine di grandezza a ogni fase. Quindi se lo introduco in fase di requisiti e lo scopro in fase di definizione dell'architettura, beh, costerà 1. Se lo scopro in fase di design o di codifica, costerà 10. Se lo scopro in fase di test costerà 20 e salgo in fase di
dopo aver rilasciato il software, a un ordine di grandezza superiore. Per cui prima e meglio faccio queste attività, quindi dai requisiti, che è il primo passo, poi anche il design, meglio riuscirò a garantire la qualità del mio sistema. In generale i requisiti sono un elemento chiave, anche perché si parte da ciò che ha in mente il nostro cliente e per andare a finire quello che dovrebbe essere il prodotto. Ecco, il primo problema è che quello che ci racconta il nostro committente non è esattamente quello che lui ha in mente. Poi c'è il problema che il nostro committente ci racconta qualcosa e noi magari lo capiamo in maniera diversa, perché abbiamo le nostre idee, i nostri concetti, e cerchiamo di adattare le nostre idee a quello che è il racconto del nostro committente. Però poi non siamo noi analisti che andiamo a realizzare il sistema, ci sarà qualcuno che lo progetta, e allora in fase di progettazione ognuno inserisce del proprio, quindi l'idea può essere ancora diversa. Il progetto poi dovrà essere realizzato in pratica qualcuno che scrive il codice, e per cui in base a un progetto che magari non funziona, cioè qualche soluzione si trova, e quindi c'è un sistema che bene o male viene realizzato. Poi tra quello che viene realizzato dal programmatore e quello che alla fine viene dato in mano al cliente, spesso c'è ancora un altro passo, perché c'è tutta la fase di correzione e aggiustamenti durante i test. Quindi riuscire a capire esattamente che sistema dobbiamo sviluppare è un elemento chiave per poter andare a produrre il sistema corretto, quello che serve al cliente, che spesso non coincide al 100% con quello che il cliente ci dice. Quindi la fase, il processo che ci porta a definire i requisiti è quello che noi chiamiamo il processo di ingegneria dei requisiti, che consiste nell'andare a catturare le idee del nostro cliente e cercare di descriverle nel miglior modo possibile. Vedremo dopo che miglior modo in realtà si qualifica in una serie di caratteristiche specifiche dei requisiti. Abbiamo detto che i requisiti hanno questo doppio ruolo di qualcosa che deve essere comprensibile e verificato dal nostro cliente e punto di partenza per la fase di progettazione e sviluppo del sistema. Inoltre i requisiti, oltre ad avere questa doppia funzionalità, possono essere scritti a diversi livelli di dettaglio. Di solito ci sarà una parte dei requisiti, quella per il cliente, che è un po' più di alto livello, magari non contiene troppi tecnicismi, mentre invece quella che serve per lo sviluppo inevitabilmente deve avere molti dettagli e precisi. Quindi tutto questo è requisiti. Ecco, in generale possiamo identificare tre fasi principali nella definizione dei requisiti: una fase iniziale che si chiama di elicitation, in cui andiamo a catturare, diciamo, in modo maieutico, quello che il nostro cliente vorrebbe. Una volta che abbiamo questo, c'è una fase di analisi, quindi cerchiamo di capire che cosa abbiamo catturato, e infine c'è una fase di formalizzazione con varie tecniche che probabilmente conoscete. C'è ovviamente tutta una fase di verifica e convalida, BMV, che riguarda anche i requisiti. Le tecniche di elicitation sono numerose, ma non le vedremo questa breve panoramica su che cosa sono i requisiti, come pure quelle di analisi e di formalizzazione dei requisiti.
Le tecniche di formalizzazione sono quelle classiche, che probabilmente conoscete, quindi i diagrammi di attività, i modelli informativi scritti con UML o con modelli di entità relazione, diagrammi o modelli di macchina stati. Quindi esistono vari livelli e varie tipologie di formalismi che possono essere utilizzati per andare a descrivere i requisiti in maniera precisa. Abbiamo detto del doppio ruolo dei requisiti. Ecco, di solito si identificano due parti in un documento di requisiti, una che viene chiamata di requisiti utente e un'altra di requisiti di sistema. Noti anche come requisiti per lo sviluppo, per lo sviluppatore. I requisiti utente sono qualcosa che deve essere scritto in maniera relativamente semplice, deve essere facile, di facile comprensione per il committente, di qualcuno che non abbia specifiche conoscenze tecniche della realizzazione, delle tecniche di realizzazione del software. E poi ci sono i requisiti di sistema che invece descrivono nel dettaglio tutti i vincoli a cui deve sottostare il sistema e che saranno la base per lo sviluppo del sistema. Se volete, la parte di requisiti utente è la parte introduttiva e la parte di requisiti di sistema è quello che spesso rappresenta l'annesso tecnico di un contratto, in cui è tutto scritto con la massima precisione, in maniera non ambigua. Quindi può essere la base per un contratto, può essere verificato a posteriori nel dettaglio. Un paio di esempi di alto livello di requisiti. Se noi andiamo a scrivere i requisiti utente, andremo a scrivere qualcosa del tipo: il sistema deve fornire un meccanismo per rappresentare e accedere a dei file esterni che possono essere modificati tramite altri strumenti. Questa è una frase abbastanza generica, può voler dire tutto o niente, chiaramente deve essere interpretata nel contesto di un documento un po' più esteso, ma è molto di alto livello, ci dà un'idea di che cosa deve fare il sistema. Se invece parliamo di requisiti di sistema, allora il livello di dettaglio e la precisione deve aumentare decisamente, per cui l'utente deve avere a disposizione delle funzionalità che gli permettono di definire i tipi di file esterni. Ogni tipo di file esterno può essere associato a uno strumento che può essere applicato al file. Ogni tipo di file esterno può essere rappresentato da una icona specifica che verrà mostrata all'utente. Devono essere fornite delle funzionalità per rappresentare in maniera con un'icona e permettere di definire questa icona all'utente. Poi, quando un utente seleziona un'icona che rappresenta un file esterno, il risultato è che si applica il tool precedentemente definito, associato con il tipo di file, al file che è rappresentato dall'icona. A questo punto la frase decisamente più complessa rispetto a quella che trovavamo sopra, ma è molto più precisa. Quindi ci dice esattamente cosa deve fare il sistema a fronte della selezione di un'icona che rappresenta un file. Quindi abbiamo il tipo, abbiamo l'icona e abbiamo gli strumenti definiti precedentemente. A queste descrizioni testuali noi possiamo anche associare un qualche diagramma. In funzione del livello di conoscenze informatiche del nostro cliente,
possiamo includere questo già nella parte di user requirements, ma molto più probabilmente lo metteremo nella parte di system requirements, in cui andiamo a catturare quelli che sono i concetti. Qui c'è uno schizzo di un diagramma delle classi in cui abbiamo il file che è legato, molti file sono legati a un tipo di file, il tipo di file è legato a un'icona ed è anche legato a uno strumento. Quindi abbiamo dei concetti, abbiamo dei legami tra questi concetti. Attenzione che questo è puramente una rappresentazione dei concetti a livello di requisiti. Non è detto che nell'andare a realizzare il sistema questo tipo di struttura sia poi utilizzato ad esempio per andare a realizzare un database. Okay? Probabilmente sarà il punto di partenza, ma non è necessariamente quello che utilizzeremo alla fine. Questi sono concetti che sono evidenti e utili al nostro cliente e allo scopo di descrivere che cosa fa il sistema. Quindi, per riepilogare, ogni tipo di requisito ha un insieme di lettori che sono distinti. Per cui abbiamo che i requisiti utente dovranno essere letti ovviamente dai manager del nostro cliente, dagli utenti, gli utenti potenziali del sistema devono essere in grado di capire cos'è scritto dentro i requisiti utente, dai manager di chi andrà a sviluppare il software. Notate che qui manager intende qualcuno che non ha una conoscenza specifica di tecniche e tecnologie informatiche, quindi necessita di un linguaggio ovviamente semplice, e abbiamo ovviamente gli ingegneri e i system architect che andranno a sviluppare il sistema. I requisiti di sistema hanno un insieme di lettori diverso. Ovviamente gli sviluppatori, i system architect, i client engineers, in parte anche quelli che sono gli utenti. Perché una descrizione precisa come quella che abbiamo visto nell'esempio di prima può essere compresa dall'utente, quindi l'utente può capire se quello è ciò che gli serve. Oppure, leggendo quello, sa che cosa il sistema sarà in grado di fare. Il passo successivo, che non riguarda più i requisiti ma riguarda la progettazione interna, è il design del sistema. E questo ormai è un qualcosa che non è più per i manager o per gli utenti, ma è per il personale tecnico che andrà a sviluppare il software. Ecco, qui non l'ho messa, ma ci andrebbe qui una linea molto spessa per andare a distinguere quelli che sono i requisiti da quella che è la progettazione. Del passare dai requisiti alla progettazione cambia completamente la prospettiva, perché i documenti di specifica dei requisiti rispondono alla parola che cosa deve fare il nostro sistema. Quando passo alla progettazione, la prospettiva cambia e quindi da quel punto in poi la domanda che mi faccio non è più che cosa deve fare il nostro sistema, perché quello è scritto nei requisiti, ma come il mio sistema può fare le cose scritte nel documento di specifica dei requisiti. Quindi la prima regola da tenere a mente quando si descrivono i requisiti è che non devo andare a descrivere come il mio sistema verrà realizzato, ma che cosa fa. Quindi, quali sono gli aspetti principali di che cosa fa un sistema? Fondamentalmente abbiamo due principali aspetti.
che sono detti gli aspetti funzionali e quelli non funzionali o di qualità. Gli aspetti funzionali, come dice la parola, che fa pensare al concetto di funzione matematica, ci dicono, dato un ingresso, qual è l'uscita prodotta dal nostro sistema, banalizzando le funzionalità del sistema. Quindi quali sono le funzionalità che il nostro sistema deve produrre? Come risponde alle nostre richieste? I requisiti di qualità, in genere, invece possono essere visti come un insieme di vincoli che noi definiamo sul nostro sistema. Questi vincoli possono essere di vario tipo, possiamo avere dei vincoli temporali, quindi il nostro sistema deve rispondere alle nostre richieste entro un certo tempo, possono essere dei vincoli sul processo di sviluppo, quindi ci dicono che il nostro processo di sviluppo deve essere fatto in un certo modo, deve produrre una certa documentazione, deve corrispondere a certi standard, che il prodotto deve essere conforme ad alcuni standard. Quindi abbiamo molti dettagli. Tra i requisiti di qualità, a volte vengono trattati in maniera separata, ma di fatto rientrano sotto l'insieme dei requisiti di qualità, ci sono quelli che sono chiamati requisiti di dominio, che in realtà non sono definiti dal nostro cliente, ma ci sono perché noi ci muoviamo in un certo dominio. Ovviamente ci sono dei vincoli fisici e ci sono, ad esempio, dei vincoli legislativi. Quindi se stiamo sviluppando un sistema di contabilità, non è che possiamo muoverci di tanto. Abbiamo una serie di norme che ci impongono chiaramente come gestire tutti i documenti. E quelli sono dei vincoli fissi per il dominio. Se voi state scrivendo un programma per poter compilare le dichiarazioni dei redditi, i vincoli sono fortissimi. Il tracciato della dichiarazione dei redditi è dato, il significato di ogni casella, le regole con cui vengono calcolati, questi sono tutti i vincoli di dominio, okay? Che influenzano pesantemente anche gli aspetti funzionali, ma ad esempio la disposizione delle caselle sulla dichiarazione, quello è chiaramente qualcosa che non riguarda le funzioni, quindi i calcoli che vengono fatti, ma sono vincoli fortissimi su come il nostro sistema, quali sono le possibilità per noi di realizzare il sistema. Quindi di solito, istintivamente, quando pensiamo ai requisiti, noi come prima cosa immaginiamo quelli che sono i requisiti funzionali. Molto spesso i requisiti non funzionali sono un'altra parte decisamente importante. Anche perché in alcuni contesti, se il mio sistema non rispetta tutti i requisiti funzionali, tutto sommato lo posso usare. Ma ci sono alcuni requisiti non funzionali così fondamentali che rendono il sistema completamente inutilizzabile. Di nuovo, immaginate il sistema per gestire la dichiarazione dei redditi che decide di stampare una cifra non dove previsto dal tracciato standard ministeriale, ma in un altro posto. La cifra c'è, è giusta, quindi da un punto di vista funzionale non si può dire nulla, ma è al posto sbagliato sul tracciato e quindi è inutile. Non me ne faccio niente di un programma di questo tipo. Consideriamo un piccolo e molto semplice esempio per andare a vedere alcuni casi di requisiti funzionali e poi non funzionali. Il sistema che consideriamo è questo, si chiama LibSys, è un sistema per una
biblioteca che permette l'accesso a un database ampio di articoli. Io voglio poter accedere ad articoli scritti in varie riviste e dalla mia biblioteca voglio poter accedere anche ad articoli che sono magari memorizzati in remoto in vari database e voglio poterli poi successivamente stampare e poter leggere. Quindi fondamentalmente il sistema LibSys deve permettere agli utenti di andare a ricercare gli articoli, scaricarli e stamparli. Alcuni requisiti funzionali per questo sistema potrebbero essere scritti in questo modo. Quindi, requisito funzionale 1, l'utente deve essere in grado di ricercare all'interno di tutti i database, l'insieme di database o in un sottoinsieme. Quindi io voglio cercare tutti gli articoli che hanno a che fare con la parola qualità in generale, oppure voglio restringere la qualità ai database che contengono riviste e articoli relativi al software. Un altro requisito funzionale è il sistema dovrà fornire dei visualizzatori appropriati per poter leggere i documenti che sono memorizzati nell'area dei documenti. Requisito funzionale numero 3, ogni ordine per scaricare un documento viene assegnato a un identificatore univoco che l'utente del sistema potrà copiare nella sua area di memorizzazione permanente. Ora, ovviamente questi non sono tutti i requisiti di un sistema di questo tipo, sono un estratto, ma già qui possiamo iniziare a vedere alcuni problemi. Se io vi chiedo, secondo voi, che cos'è un visualizzatore appropriato? Dipende. Visualizzatore appropriato vuol dire molte cose. Allora, se io devo andare a implementare il sistema, un visualizzatore appropriato, volendo fare il minor sforzo possibile, può essere un qualcosa che visualizza il testo di un documento, magari perdendosi la formattazione. Mi restituisce l'equivalente in HTML o in testo puro. Lo estrae da un PDF, lo estrae da un documento Word, lo estrae da un HTML o da qualunque altro tipo di documento e mi restituisce il testo. Perde le figure, perde la formattazione, però per me è appropriato. L'utente magari desidera un qualcosa meglio, per cui a fronte di un articolo memorizzato in un particolare formato, PDF, documento EPUB per libri elettronici, un documento Word, un documento scritto con qualunque altro word processor, eccetera, deve esserci un visualizzatore specifico che mi permetta di visualizzare tutte le caratteristiche di questo documento, quindi senza perdere nessun dettaglio. Ecco, questo è un esempio tipico di ambiguità nei requisiti, che è il problema principale che bisognerebbe evitare. Questo deriva dal fatto che i requisiti precedenti sono scritti in linguaggio naturale, magari in maniera non troppo dettagliata, ma fatto sta che in quelle poche righe abbiamo già trovato un problema. Ce n'erano altri, non mi soffermo, ma è facile trovare altri problemi.
Quindi, a fronte di requisiti che sono, ad esempio, ambigui, non sono ottimali, il risultato è che quello che viene sviluppato molto probabilmente differisce da quello che era nell'idea originale del nostro cliente. E questo ovviamente è un limite, perché il risultato è che produciamo un sistema che il nostro cliente non accetterà, quindi dovremo andare a modificare tutto. Ricordatevi che a ogni passo, requisiti, design, implementazione, test, rilascio, il costo di correzione sale di un ordine di grandezza. Quindi se io mi accorgo che ho sbagliato a scrivere qualcosa nei requisiti, ma me ne accorgo quando rilascio il sistema, il costo è enorme, perché devo andare a riscrivere i requisiti correttamente, riprogettare il sistema eventualmente, reimplementarlo, ritestarlo, eccetera. Quindi il costo cresce. In generale, quando parliamo di requisiti, abbiamo una serie di qualità positive che questi devono avere. I requisiti dovrebbero essere corretti, non ambigui, completi, coerenti, con ordinati in base all'importanza, alla stabilità, verificabili, facilmente modificabili e tracciabili. Beh, innanzitutto corretti, perché se andiamo a scrivere qualcosa che non c'entra nulla con i requisiti del nostro, con le necessità del nostro cliente, ovviamente stiamo sbagliando. Quindi tutto ciò che scriviamo nei requisiti deve essere qualcosa che è utile al nostro cliente. E il nostro cliente deve essere in grado, leggendo i requisiti, di capire se il sistema soddisfa quello che lui aveva in mente. Devono essere non ambigui, abbiamo detto prima, diciamo che è il problema principale. Quindi, in teoria, ogni requisito, ogni dettaglio di un documento di requisiti deve avere un'unica interpretazione. Un modo per fare questo è, ad esempio, garantire che una particolare caratteristica di un prodotto sia descritta sempre uniformemente con uno stesso termine. Quindi la terminologia è un elemento fondamentale nella scrittura dei requisiti. Infatti, molto spesso una parte importante di un documento di requisiti è un glossario in cui tutti i termini fondamentali, essenziali per il nostro sistema sono definiti non in assoluto, ma per l'ambito di cui stiamo parlando. Quindi, in questo documento, per visualizzatore appropriato, si intende, eccetera. Questo permette di avere per ogni termine la stessa interpretazione sia da parte di chi scrive, sia da parte di chi legge. Tutte le varie fattispecie di lettori del documento di requisiti. Quindi, in generale, un documento di requisiti, ogni volta che fa riferimento a un certo concetto, usa lo stesso termine. Quindi è estremamente noioso. E siamo abituati nei romanzi in cui o neanche nel nostro scrivere quotidiano, in cui cerchiamo di utilizzare sinonimi invece di ripetere la stessa parola. Ecco, nel caso dei requisiti dobbiamo fare il contrario, evitare i sinonimi, perché i sinonimi si prestano a interpretazioni ambigue. Devono essere completi.
che la correttezza e la completezza sono legati, ovviamente non deve mancare nulla che sia essenziale per il nostro committente dentro i nostri requisiti. E quelli che ci sono devono essere corretti, quindi devono corrispondere all'esigenza del committente. Quindi tutto deve essere compreso e dobbiamo in generale gestire nei requisiti tutti i possibili input. Quindi ovviamente dobbiamo dire che cosa fa il nostro sistema quando gli diamo dei dati corretti, ma dobbiamo anche descrivere il comportamento del sistema a fronte di dati non corretti, di come il nostro sistema è in grado di gestire l'anomalia. Completezza è legata anche in parte all'ambiguità, per cui ad esempio avere tutti i termini definiti, le unità di misura, quello che utilizziamo, è di nuovo di fondamentale importanza. Devono essere coerenti. Quindi non devono esserci parti diverse del documento dei requisiti che sono in conflitto tra di loro. Ad esempio, non devo avere due parti diverse di un documento che attribuiscono caratteristiche fisiche diverse allo stesso oggetto. Lo sfondo delle pagine deve essere bianco nel capitolo 1, nel capitolo 2 lo sfondo delle pagine deve essere tendenzialmente scuro. Ora, detto così è banale, ovvio, da rilevare, ma se immaginate un documento di specifica di un sistema complesso che sia lungo centinaia di pagine, ecco, a questo punto è molto facile che parti, magari scritte da persone diverse, abbiano dei conflitti. Non devono esserci delle inconsistenze logico-temporali, ovviamente, tra i requisiti, e di nuovo la consistenza riguarda l'uso consistente e coerente dello stesso termine per lo stesso concetto, quindi di nuovo legato anche all'ambiguità. Ecco, completezza e coerenza, consistenza interna, sono due aspetti che spesso collidono tra di loro. Per cui, mentre sono due caratteristiche che vorrei avere completamente, pienamente nel mio documento di requisiti, spesso nella pratica è difficile avere un documento completo, contiene tutti i dettagli e che abbia pure la coerenza interna completa. E molto spesso più vado nel dettaglio più è probabile che introduca delle incoerenze. Questo perché ovviamente più vado nel dettaglio, più non può la stessa persona approfondire tutti gli aspetti dello stesso sistema e quindi abbiamo persone diverse che vanno a dettagliare aspetti diversi, quindi devono fare uno sforzo extra per potersi mettere d'accordo e coordinare le attività. D'altra parte perché più vado nel dettaglio, più vado a esplorare aspetti del problema che magari non sono chiari neanche al mio cliente. Quindi su un aspetto può cambiare idea, può avere idee che cambiano nel tempo e tornano. E quindi in generale, sebbene questi due aspetti siano importanti, in pratica tendono a collidere l'un con l'altro. Un altro aspetto positivo dei requisiti è il fatto che siano ordinati. Venga data una priorità, ad esempio. Che cos'è più importante e cosa è meno importante? Questo è fondamentale nella fase di sviluppo perché
Nessun sistema viene sviluppato con un approccio, diciamo, Big Bang, in cui prendo il documento e i requisiti, a testa bassa scrivo il codice, consegno il software al mio committente. Di solito prendo un pezzettino di requisiti, provo a implementarlo e consegno, comunque consulto il mio committente su una parte del mio sistema. Ecco, quale parte vado a scegliere come prima implementazione? La parte più importante. Quindi, nell'ottica di avere un approccio iterativo e incrementale nello sviluppo del software, avere un ordine di importanza e di urgenza tra i requisiti è fondamentale. E questa informazione può arrivare soltanto dal cliente. Quindi non la posso inventare io, ma è un qualcosa che dipende fortemente dal cliente. Quindi richiede un'interazione con chi utilizzerà il sistema. Molto spesso nei requisiti viene dato un livello di necessità o di obbligatorietà, per cui è molto comune trovare tre livelli. Un livello obbligatorio, essenziale, per cui abbiamo un the system shall o must, deve fare qualcosa. Un livello condizionale, qui preferibilmente il comportamento del sistema dovrebbe essere questo, e quindi the system should, dovrebbe, e un livello opzionale che in realtà è un qualcosa in più. Non è strettamente necessario. Ora, vi potreste chiedere, ma se qualcosa è opzionale e non è necessario, perché cavolo lo scrivo nel documento dei requisiti? Se in un esame vi dicono, ah, c'è questa parte opzionale, ma comunque arrivi a 30 lode lo stesso, beh, vuol dire, mi concentro sul resto, quella, magari se arrivo alla fine delle 2 ore ho tempo, la faccio, chi me lo fa fare? O peggio, questa parte è opzionale ma non ti dà nessun punto in più. Ecco, il fatto è che i requisiti possono essere utilizzati per molti scopi. I requisiti possono descrivere, ad esempio, uno standard. La tecnica che descriviamo qua sono per descrivere uno standard. Quindi ci possono essere diversi livelli di aderenza a uno standard. E qui ne abbiamo identificati 3. I requisiti possono anche essere la base per una qualche gara di appalto. E quindi io definisco i requisiti, ho i vari livelli, e quindi vado a giudicare i vari concorrenti alla gara d'appalto in base, ovviamente, a se soddisfano tutti quelli essenziali, e poi ho delle preferenze per chi soddisfa la maggioranza di quelli condizionali e magari qualcuno di quelli opzionali. L'altra motivazione per cui è utile avere questi livelli è che questi possono essere usati anche in termini di programmazione di più iterazioni del mio sistema. Quindi nella prima versione del mio sistema alcuni requisiti sono opzionali e invece diventano obbligatori nelle versioni successive. Altra caratteristica importante dei requisiti è che devono essere verificabili. Torno un attimo allo schema di processo che abbiamo visto all'inizio. Quando io vado a fare il mio test del sistema, il punto di partenza e di riferimento che uso per andare a scrivere questi test sono i requisiti.
Quindi, nel momento in cui io scrivo un requisito per il quale non sono in grado di scrivere un test, cioè un modo di verificare se quel requisito è effettivamente realizzato nel mio sistema, il requisito diventa inutile. E il fatto che il sistema realizzi quel requisito o meno è un giudizio puramente soggettivo. Io posso dire una cosa, il mio cliente potrebbe dire il contrario. Quindi, nell'ottica di avere un processo di verifica, a valle dello sviluppo, i requisiti devono poter essere verificabili. Altrimenti sono puramente indicazioni. E quindi questo è un elemento fondamentale, una caratteristica fondamentale dei requisiti. Devono essere verificabili, devo poter scrivere un test che mi permette di verificare se quel requisito è stato implementato o no dal mio sistema. Che cos'è un test? Beh, è una procedura che in un tempo finito, eseguita da un essere umano o da una macchina, vi porti a dare la risposta sì o no. Il sistema risponde al requisito oppure non lo fa. Per cui la verifica di un requisito può anche essere affidata a un essere umano, ma nel migliore delle ipotesi io devo poter anche essere in grado di scrivere dei test che automaticamente vanno a verificare il mio sistema. Ovviamente per scrivere dei test automatici il dettaglio del mio requisito deve essere molto più elevato. Immaginate il seguente esempio. Il mio sistema deve andare a verificare se le fotografie scattate da una certa macchina automatica corrispondono a certi vincoli, quindi quelli ad esempio delle fototessere. Quindi l'area coperta dal viso della persona deve essere la parte, deve coprire la maggior parte della fotografia. Questo potrebbe essere verificabile da un essere umano, e il concetto di maggior parte è un po' vago, ma più della metà. Okay? Se volessimo essere più precisi e quindi poter scrivere un test che verifichi questo in maniera automatica, allora dovremmo andare a dettagliare in maniera molto più precisa. Quindi dovremmo dire che l'area del viso deve coprire almeno il 60% della superficie della fotografia e magari andare a dire come determiniamo l'area del viso all'interno di una fotografia. Quindi anche la verificabilità ha alcune sfumature. Tenete presente che su dettagli diciamo testuali è abbastanza facile andare a scrivere dei requisiti verificabili. Quindi il risultato di un'operazione deve essere X. È decisamente più complicato andare a scrivere dei requisiti verificabili su aspetti visuali e di interfaccia utente. Anche se non è impossibile. È decisamente più complicato. I requisiti devono essere modificabili. Di nuovo, l'idea un po' semplificata che io parlo col cliente, scrivo il documento dei requisiti, lo passo al
reparto di produzione, e questo mi restituisce il software, non funziona nella pratica. Di fatto i requisiti cambiano molto frequentemente nella vita di un qualunque progetto software. Questo perché un po' i requisiti li raccolgo man mano che sviluppo il mio sistema, non posso pensare di raccogliere tutti i requisiti e poi quando ho finito iniziare a sviluppare il sistema. Di solito lo faccio in maniera incrementale e nel frattempo raccolgo i requisiti. Un po' perché i requisiti cambiano. Cambiano perché cambia il contesto, cambiano perché il mio cliente cambia idea, per vari motivi. Quindi di solito i requisiti non succede mai che siano esattamente gli stessi dal momento in cui inizio lo sviluppo al momento in cui consegno un prodotto. Per cui è fondamentale che sia facile modificarli, altrimenti spendo delle energie inutilmente per fare un lavoro che comunque so in partenza che deve essere fatto. Quindi un documento di requisiti deve essere ben strutturato, non è un romanzo in cui ci sono i vari capitoli e dentro i vari capitoli c'è un flusso di frasi una dopo l'altra, ma ci sono sezioni e sottosezioni ben determinate. Non deve essere ridondante, perché se la stessa concetto viene scritto più volte nel documento, nel momento in cui devo modificarlo, la modifica deve essere fatta in più punti, che è lo stesso concetto di un linguaggio di programmazione. Se riporto lo stesso codice più volte, appena lo devo modificare, la modifica deve essere riportata più volte. E i requisiti devono essere separati. Cosa vuol dire? Vuol dire che se io ho due aspetti distinti, ovviamente due requisiti distinti, questi devono essere scritti separatamente e non mischiati, ad esempio, all'interno di un'unica frase. Perché se mi ritrovo dei requisiti che non sono separati, ma sono mescolati l'uno con l'altro, la modifica di uno dei due risulta molto più complicata. Il rischio è di modificare uno e andare a inficiare l'altro. Tracciabili. Quindi i requisiti devono essere tracciabili in due sensi, in avanti e all'indietro. Devono essere tracciabili all'indietro, nel senso che devono fare riferimento a ogni possibile sorgente di informazione che viene utilizzata nei requisiti. Di nuovo, faccio l'esempio della dichiarazione dei redditi. Se io ho un requisito che mi dice che la detrazione deve essere calcolata in un certo modo, che c'è una certa percentuale da applicare, ecco, questo non me l'ha raccontato il mio cliente, è scritto in un certo capitolo di qualche decreto, di una qualche legge. E quindi è fondamentale nei requisiti dire qual è la sorgente di questa informazione. In avanti, tutte le attività che faccio dopo, la progettazione e la scrittura del codice, le faccio perché c'è qualche requisito che io devo implementare. Quindi è importante, dato un requisito, sapere quali elementi della mia architettura sono utili a realizzare quel requisito, quali frammenti di codice supportano quel requisito, e viceversa, dato un frammento di codice, vorrei sapere perché l'ho scritto, a quale requisito fa riferimento. La tracciabilità è un elemento fondamentale nel momento in cui io devo andare a modificare o a correggere il mio codice. Torno un'altra volta al modello di processo.
se io mi accorgo durante il test di un sistema che un dato requisito non è stato realizzato nel mio sistema e i miei requisiti sono tracciabili, io a partire dal requisito non implementato, scoperto dal test, posso risalire direttamente agli elementi dell'architettura o del design di basso livello o direttamente del codice. Quindi se io non ho la tracciabilità, a questo punto devo andare a cercare in qualche modo nel codice questa informazione. Quindi la tracciabilità è un altro elemento molto importante nell'andare a fare tutte le operazioni di verifica e convalida della mia applicazione. In generale, come faccio a verificare queste buone caratteristiche di un documento di requisiti? La risposta è più semplice. Lo leggo. Ma lo leggo utilizzando un processo possibilmente strutturato, quindi faccio un'operazione di revisione. Nel fare la revisione di un documento di requisiti è molto utile avere dei riferimenti, quindi una serie di difetti tipici che io devo andare a ricercare nel documento. Esistono varie classificazioni e tassonomie di difetti di requisiti. Io qui ho elencato in maniera non troppo ordinata le tipologie principali di difetti che possono essere trovati in un documento di requisiti. Beh, ci sono due grosse categorie, omission and commission, mancanze e errori materiali. Omission, ovviamente, ho dimenticato qualcosa. Sì, sicuro. Molto spesso addirittura è così. Sulle omission io difficilmente leggendo un documento, se non ho conoscenza del problema, le posso scoprire. Per cui effettivamente queste devono essere rilevate dal mio cliente, quindi devo andare da lui e dire manca qualcosa. Non sto cercando di capire di chi è la colpa, ma sto cercando di capire se c'è qualcosa che non va. Poi sulla colpa ne parliamo dopo. Per cui se scopro che un certo paragrafo pieno di difetti è stato scritto da una certa persona, magari prendo opportune azioni, ma la causa può essere la più disparata. L'obiettivo durante la fase di revisione del documento di requisiti è capire se c'è qualcosa che non va. Poi trovare la causa e trovare la possibile soluzione è importante farlo, ma sono sicuramente passi successivi. Oltre al primo, tutte le altre sono errori che io ho fatto. Non ho dimenticato qualcosa, ma ho fatto qualcosa male. Allora, inconsistenze o contraddizioni, quindi scrivo una cosa da una parte, qualcosa di non consistente da un'altra. L'esempio classico dei colori delle interfacce grafiche. Un altro esempio possono essere delle sequenze temporali in cui qualcosa da una parte deve avvenire prima di un certo evento e dall'altra parte deve avvenire dopo. Questo è abbastanza comune. L'ambiguità, come al solito, quindi non ho la possibilità di interpretare un requisito in maniera univoca. Ho scritto qualcosa di completamente sbagliato, fattualmente sbagliato.
ho introdotto delle informazioni estranee. Ho fatto quello che si chiama over specification. Ricordo, i requisiti mi dicono che cosa deve fare il mio sistema, what, e compito invece della fase di progettazione andare a dire come il mio sistema lo fa, how. Ecco, ogni volta in cui aggiungo un come all'interno dei requisiti sto commettendo un errore. L'errore non è semplicemente dovuto al fatto che io ho deciso a priori che un documento mi dice cosa e l'altro mi dice come. Il punto è che se io metto dei dettagli ulteriori, non richiesti, sto andando a mettere dei pesanti vincoli sulla fase di progettazione. E quindi limito la libertà di chi dovrà andare a progettare. Quindi chi progetta e si trova dei vincoli che non erano necessari, magari non è in grado di trovare la soluzione ottimale perché si scontra con questi vincoli. Lui non può sapere se quei vincoli siano o meno necessari. Quello è un documento concordato col cliente, a quello deve attenersi. Quindi è fondamentale non andare a mettere elementi di progettazione dentro il documento di requisiti. Il mio documento può essere non strutturato appropriatamente, quindi abbiamo detto che perché il documento sia facilmente manutenibile è importante definire una struttura chiara. Ecco, se io non metto questa struttura oppure vado a mettere le informazioni nella sezione sbagliata del documento, a questo punto ovviamente ho commesso un errore. L'esempio più classico è metto dei requisiti di qualità non funzionali all'interno della parte funzionale. Ridondanza è un altro tipico errore in cui ripeto la stessa cosa più e più volte, col risultato di rischiare di essere incoerente e di rendere il documento poco manutenibile. Tutta questa serie di qualità e l'elenco di difetti tendenzialmente si applicano più alla parte dei requisiti funzionali che a quella dei requisiti non funzionali, ma in parte possono essere applicati anche alla seconda parte. A questo punto io farei una pausa e poi continuerei a parlare di requisiti non funzionali e del documento di specifica dei requisiti.